Allora ragazzi, buongiorno, ben trovati da Chris in questo nuovo video. Notizia bomba, è rilasciata stamattina dal Cicarito, ripresa poi da Di Marzio, da Pedula, da tutti i vari siti. Hakimi sarebbe un passo dell'Inter, siamo addirittura ai dettagli, operazione da 40 milioni, contratto quinquennale per il ragazzo a 5 milioni netti a stagione più bonus compresi. Addirittura si dice che è stata una trattativa che è partita a mese di marzo, in gran segreto insomma, sembrerebbe che ci siamo, però fin quando non c'è l'ufficialità non cantiamo vittoria, però sembra veramente che siamo a buon punto. Adesso comunque vi faccio partire qualche analisi di qualche skill di Hakimi, intanto che vi presento il giocatore, potete anche godervelo un po'. Questo giocatore, dicevo che la trattativa è una decimale di contratto, circa 5 milioni a stagione, bonus compresi, che sono netti. Una trattativa che sarebbe stata in gran segreto addirittura a marzo, poi oggi è partita la macchina burocratica per definire clausola e dettagli, e questo, quanto dice Di Marzio, Sky Sport, e conferma pure il buon Pedulla. Insomma, all'inizio del mercato col botto, lo scambio Arthur Piani, c'è la Lazio che si prende Kumbulla, che per l'Inter era un obiettivo, ma non era l'obiettivo prioritario, anche se pensava di prenderlo, forse di lasciarlo anche un anno lì, quindi magari può saltare Kumbulla, ma si dice da Tonali quasi fatto, con un'operazione alla Barella. Tutte le strade portano a Tonali, perché comunque la Juve fa lo scambio con Arthur, quindi a Kulusevski non servirebbe più Tonali, quindi Tonali è un passo dall'Inter. Il ragazzo ha detto sì, a Marotta e Conte. Conte trova l'esterno che lui voleva, quello che è adatto al suo gioco, rapido, veloce, che porta gol in dote. Quest'anno ha già 45 presenze tra Champions campionato, conti da 9 gol, 4 in campionato, 5 in, cioè 4 in Champions, 5 in campionato, più 10 assist. Quindi porta veramente in dote un numero di assist e gol importanti e molta, molta velocità. Secondo me, credo che sia, se non erro, lui è il secondo giocatore più giovane ad aver finito almeno 10 anni in un campionato europeo, e dietro solo a Jadon Sancho, che è un attaccante che gioca assieme a lui. Quindi cioè, è veramente tanta roba, cioè 10 assist, 5 gol, e nella top 5 dei campionati europei, questa cosa dietro solo Sancho. Quindi è una roba allucinante. Ha fornito tutti questi assist ed è qualcosa di importante, no? Come quelli dell'Atalanta che segnano, fanno segnare i difensori. Quindi prendiamo un giocatore così. Lui è in classe 98, può giocare sia terzino destro che esterno d'attacco, può giocare anche in un 3-4-3, 4-3-3. È cresciuto nelle giovanili di Real Madrid, dove è stato inserito nella primavera nel 2016-17, poi ha inserito nella stagione successiva con la prima squadra, però non era considerato titolare da Zidane perché c'era Carvajal che si era fatto male. Quindi prestito biennale al Dortmund, primo anno ha fatto 28 presenze, nella seconda stagione, poi che sarebbe questa, ha fatto 45 presenze con quei numeri che vi ho detto, e quindi per noi è una cosa importante, no? Avere un giocatore così. Prendiamo un giocatore che ha fatto tutti questi gol, tutti questi assist. Certo, è giovane, 40 milioni sono tanti, è classe 98, però in questo momento in tanti dicono che sarà il migliore terzino destro o laterale destro in circolazione, è uno dei migliori. Quindi c'è poco da dire, ci portiamo a casa un giocatore che è perfetto. Il Dortmund gioca con un 3-5-2 o 5-3-2, gioca come quinto di destra. Quindi lascia terzino, uno che spinge molto, è molto offensivo, sappiamo quello che può dare, però per il gioco di Conte abbiamo bisogno di questi giocatori. Poi ci sarà, come ho imparato a chiedere nella live di ieri, da mettere a posto certe cose a livello difensivo. Speriamo che Skriniar, dopo questa stagione, finisca la stagione, riesca a seminare sempre più bene i movimenti dei tre dietro, che abbiamo visto che i nostri tre, quando sono portati sul largo e attaccati nell'uno contro uno in velocità, non hanno le loro migliori caratteristiche, quindi hanno bisogno comunque di una copertura. Quindi poi si parla di Tonali e poi vedremo chi per loro arriverà. Certo che Borcavallero, Gagliardini e Vecino devono partire, poi chissà, ci sarà Candreva, Hakimi, a sinistra chi ci sarà? Young e un altro terzino, chi può essere, che ne so.
I nomi, di nomi se ne fanno tanti, adesso di tu si dice che Darmian, poi c'era Palmieri, Alonso, insomma, di nomi ce ne vediamo. Questa qui è un'attrattiva nata al mese di marzo, che pochi sapevano. I vari guru del web ieri parlavano di Florenzi e Darmian, mo si diranno che pure questa qua l'hanno detta loro, conoscendoli, 2 più 2 fa 4. Però l'importante è che noi ci portiamo a casa, almeno adesso aspettiamo a brindare, a fare tutti gli altri bici, però è un giocatore. E tanta tanta roba, era da anni che non avevamo una roba, un giocatore del genere. Quindi, ragazzi, io vi mando un grosso abbraccio, teniamoci informati. Comunque, questo è classe 98, 40 milioni al Real. Al Real perché lo cede? Ma perché Zidane si diceva che ci conta, ma non ci conta più di tanto. Però c'è questo problema che le squadre spagnole non possono spendere tanto e hanno anche loro da sistemare il bilancio perché hanno speso tanto. Quindi per investire devono vendere e fare plusvalenze. Quindi tutto torna a posto. Quindi i primi due tasselli dell'Inter che sembrano via via definirsi bene sono Hakimi e, come abbiamo appunto detto, Tonali. Quindi ragazzi, un abbraccio da Chris e ci vediamo alla prossima. Bacione, ciao!